Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi. Oggi volevo parlarvi sì di Bitcoin, ma più in generale di quello che io definirei a questo punto educazione finanziaria. Perché abbiamo parlato di risparmio, abbiamo detto che il risparmio è alla base dei nostri investimenti, ovviamente, perché senza denaro non si può pensare ad investire, quindi il primo passo che dobbiamo fare è ovviamente legato al risparmio. A questo punto dobbiamo costruirci un interesse, quindi avere relativamente al nostro denaro un ritorno economico per applicare l'interesse composto. Quindi risparmio e seguito da interesse composto in cui l'obiettivo è arrivare a un rendimento del 4-5%. In quest'ottica, una parte del nostro investimento noi la possiamo anche dedicare al Bitcoin, se vogliamo. Quindi, per questo motivo, è un po' di tempo che sto seguendo l'andamento del Bitcoin, le sue quotazioni. In particolare, avevamo visto in una parte, ecco, ci tenevo però a precisare, una parte piccola del nostro investimento, cioè una parte che noi riteniamo, oltre a quella azionaria, ancora più volatile. Qui noi sappiamo già che, ad esempio, nel mio caso, 10.000 euro che ho investito, posso perderli, li devo considerare un investimento a rischio. A maggior ragione, il Bitcoin è un investimento a rischio, ancora più volatile. Qui da un certo punto di vista posso guadagnare molto di più, da un altro punto di vista posso perdere molto di più, proprio in funzione della sua estrema volatilità. Quindi non è un investimento, ma è un azzardo che noi facciamo. Ma andiamo ad analizzare quindi l'andamento nel tempo. Questo è l'andamento generale, quindi dalla sua nascita, vi ricordate, nel 2019 ha avuto un periodo in cui veramente il prezzo del Bitcoin era ridotto al minimo, quindi si parlava anche di pochi centesimi fino a qualche dollaro. Sostanzialmente si è mantenuto, in questo caso vedete valeva 11.000 dollari, quindi si è avuto una, scusate, euro in questo caso, euro per Bitcoin, quindi ha avuto un certo apprezzamento, è arrivato a 3.000 euro per Bitcoin, qui siamo nel 2019 circa, quindi poi si è mantenuto per un certo periodo sostanzialmente stabile, ma ecco che improvvisamente a partire dal novembre-dicembre del 2020 ha avuto una brusca impennata fino a toccare la quota di circa 50.000 euro per Bitcoin, quindi vedete, questa punta massima. A questo punto però, e andiamo a vedere un orizzonte magari un po' più breve, in cui ecco, si apprezza meglio, vedete l'andamento, quindi ha avuto, dicevamo, una punta massima, ecco qua 51.300 euro a Bitcoin, dopodiché ha avuto una vertiginosa caduta. Gli analisti appunto non sapevano fino a che punto sarebbe poi sceso, in realtà ecco qui si vede meglio più nel dettaglio la caduta, in realtà è arrivato, avevo fatto un video su questo, è arrivato a circa 30.000 euro al Bitcoin, quindi eravamo in questa situazione. Sostanzialmente sta mantenendo, avevamo detto, eravamo arrivati appunto a maggio-giugno che stava oscillando attorno a questa cifra e effettivamente così è stato. Ultimamente, vedete, è sceso ulteriormente, quindi attualmente siamo a una quotazione di 28.000 circa euro a Bitcoin. Quindi questa è la situazione, una situazione appunto di calo del Bitcoin, quindi sta scendendo. Vi ricordo come eravamo trovato degli analisti appunto che dicevano che avrebbe raggiunto poi i 100.000 euro per Bitcoin a Natale, quindi facendo poi una risalita, sarebbe veramente clamorosa, e
E per ora però siamo in questa situazione, tendenzialmente a ribasso, però anche sostanzialmente stabili con salite e discese. Bene, quindi abbiamo visto insomma l'andamento. Vi ricordo appunto che il Bitcoin non è un investimento, ma è una speculazione che noi facciamo, una scommessa che noi facciamo, quindi si può fare con una piccola parte delle nostre entrate se abbiamo una propensione al rischio e comunque così ci piace, come si diceva una volta, giocare in borsa. Questo è un po' il discorso. Certamente l'innovazione c'è stata, l'introduzione di queste delle criptovalute ha cambiato anche così il mercato degli investimenti e mi sembrava interessante riprendere insomma il discorso e vedere un po' come va il nostro Bitcoin. Bene, vi ho detto tutto. Mettete naturalmente un like se vi è piaciuto, dislike, soprattutto commentate qui sotto, chiedetemi quello che vi interessa. Andremo a toccare questi temi, se volete, anche l'informatica. Per ora l'informatica, avete visto, l'abbiamo un po' accantonata proprio per il periodo estivo. Mi sono concentrato su questi temi che d'altronde sono sempre attuali, quindi risparmiare, avere cura del proprio denaro, far fruttare al meglio il proprio denaro è sicuramente un obiettivo importante nella nostra vita. Grazie ancora, ciao a tutti e buona giornata.